Buonasera, ciao Antonio. Ho perso un po' la dimestichezza dopo qualche giorno che siamo tornati alla pseudo-normalità. Grande Roger, c'è la Monica, Beatrice, Brizzi, dottor Marcello. Grazie. Ciao Roger, oh, è già arrivato, super puntuale. Abbiamo già. Ciao Sauro. Galli, Claudio, Pelo. Buonasera. Ciao. Stai ancora mangiando? No, finito, finito. Cavolo, sei super in forma ancora. A Non sto mai fermo. me dicono che vai fortissimo ancora, è vero? No, piano. Devo attaccare il telefono. Vai, vai, con calma, non ti preoccupare, tanto arriva un po' di gente. Sono arrivate anche le zanzare in pianura padana. Ah sì? No, Sì. da noi per fortuna no. Sono arrivate oggi. Davvero da dove? Ah, non lo so, in pianura padana abbiamo detto, ieri abbiamo detto, ma ci sta bene, ci sono ancora zanzare. Oggi ci hanno attaccato. Quindi sei in postazione? Sì, certo. Allora, buonasera e benvenuto, Maurizio Fondrest. Buonasera a tutti voi. Un personaggino, diciamo, modesto che in bici è andato piano. Piano, avrei potuto andare un po' più forte, senza i problemi alla schiena sicuramente avrei vinto un po' di più, però purtroppo sai, dalla vita bisogna prendere anche quello che viene e è rammarico un po' della mia carriera, aver dovuto lottare contro i problemi e quindi anche mentalmente è sempre più difficile, no? Anche in allenamento poi pensi sempre al problema che hai, vedi che vai forte, però quando poi ti esce vedi che il rendimento cala, quindi a certi livelli poi sei un 20% in meno, sei uno dei tanti, no? Però sai, ho vinto lo stesso 70 corse, quindi il mio carattere mi ha portato a tenere sempre duro, non mollare mai. Anche nei momenti di difficoltà, e quindi no, sono contento così ugualmente. Ma questo problema qua comunque, io mi ricordo che ero un bambino, però sai, ero super appassionato e mi ricordo che ti ha lasciato in pace nell'anno magico del 93 e dopo hai iniziato veramente a tribolare tanto con questa schiena, eh. Ma guarda, la schiena io forse un po' era il punto debole, perché anche da un po' da ragazzino, un po' la schiena mi dava problemi. Probabilmente questo dovuto anche nell'età giovanile, quando raccoglievamo mele, a portare casse di mele, sai, l'entusiasmo però a un ragazzo giovane, questo non, cioè quello un po' più forte di struttura non gli fa niente. Io ma più gracilino e quello probabilmente mi ha causato un po' i problemi. Però il problema principale mi è uscito nel 90. Io avevo appena firmato per la Panasonic. Ero in Messico con la mia fidanzata, che è mia moglie. Eravamo in vacanza, c'era il mio compagno di squadra Zen. E mi ricordo, saltare nelle onde del mare, mi sono bloccato, tipo il colpo della strega. Sono rientrato a casa, ho fatto una visita all'ospedale, mi ha detto, ah, c'è una piccola protrusione, vediamo, operiamo. Io ho detto, no, assolutamente, io non posso essere operato. Ero andato in Olanda a correre contro il parere di tutti, quindi sai, avevo la stampa addosso e quindi io ho detto, no, sono andato in Olanda, mi allenavo, mi ricordo a gennaio, ero a Rio del Garda, dopo mezz'ora avevo come un chiodo nel gluteo e quindi allenarti tutti i giorni a questo modo non è stato sicuramente facile. Andavo da chiropratici, però niente da fare.
E mi ricordo la mattina io mi appoggiavo con una mano al lavandino e con l'altra mi lavavo la faccia e poi salivo in bici. Questo è stato il 91. E durante le classiche, mi ricordo Peter Post mi dava la sua macchina, andavo a Eindhoven, all'epoca non avevi il telefono, quindi mi davano l'indirizzo, mi avevano portato una volta e c'era questo chiropratico che mi trattava. E lì ho iniziato a stare meglio, difatti secondo l'Amstel, e ho vinto la Coppa del Mondo, però sempre con questo limite. 92 abbastanza bene, però e anche 93 andavo, avevo messo i rialzi sotto una scarpa, dal dentista mi aveva divitalizzato dei denti. Le ho provate un po' tutte, solo che nel 94, nella caduta alla Tirreno Adriatico, mi è uscita l'ernia di disco. Io ho corso la Sanremo con l'ernia fuori e dopo mi hanno operato, perché anche secondo il chiropratico Merseman era espulso, non c'era niente da fare, quindi mi avevano operato. Però dopo l'operazione il problema alla gamba sinistra è continuato, no? Quindi stavo meglio, andavo bene, però dopo un 40 minuti di sforzo al massimo, la gamba perdeva la forza, no? Quindi era cos'era? L4, L5, S1. L5-S1, però guarda che il problema, magari ce l'ho anche adesso in maniera molto più lieve, perché adesso vado in bici, ma mi dà fastidio, vado un po' più piano, non è che ho problemi. E quello che però faccio adesso, che avrei dovuto magari fare all'inizio carriera, no? Essendo un po' più debole di struttura, a fare addominali, dorsali, ma tanto. Io adesso praticamente 5 volte a settimana faccio 45 minuti. Un'ora la mattina mi alzo molto presto, addominali, dorsali e degli esercizi che faccio di yoga, di allungamento per tenere il tono muscolare molto forte e allungato. E questo è un po' il consiglio che do a tanti, chi soffre un po' di mal di schiena, non deve sperare di andare dal chiropratico, all'osteopata e risolvere tutto in 3 volte. Il problema quando hai un problema di schiena è perché magari ti porti dietro da anni di posture o anche geneticamente fatto in un certo modo, e quindi devi lavorare su te stesso. Quindi io direi che sto bene con la schiena, anche se qualche volta mi dà qualche problema, ma però sto bene, ma perché faccio tutto questo? Se avessi fatto da corridore quello che faccio adesso, però non c'era la conoscenza, non c'era la conoscenza adesso. Io ho fatto anche esperimenti su me stesso, no? Io ho mia figlia che fa fisioterapia adesso e con lei discutiamo anche di queste cose, no? E probabilmente sarei stato sicuramente meglio, però sei con i SEMA non vai da nessuna parte, no? Cerco di portare l'esperienza che ho avuto ai corridori adesso che seguo, perché in tanti della schiena proprio non hanno mai avuto problemi, altri soffrono di più. A me ha condizionato la carriera. Se pensi che dal 90 praticamente avevo fatto 87, 88, 89, 90, 4 anni, altri 8 l'ho fatti con problemi. Ma vincendo anche tanto, però sempre con problemi. Gli ultimi anni non ne potevo più, anche mentalmente. Ero andato ho girato il mondo per cercare di risolvere il problema. Sicuramente qualche errore l'ho fatto. Perché ero andato, mi ricordo, una volta in Belgio da era un fisioterapista un po' particolare che mi trattava il gluteo col gomito, ma da un male da morire, e poi mi faceva fare la ginnastica per il gluteo, che la sto facendo adesso. Però non credi, non avevi la conoscenza, ma non credi che col lavoro muscolare così ti possa magari risolvere il problema. Invece non è così. Il lavoro grosso che puoi fare lo devi fare tu. Quindi adesso, ad esempio, anche per tenere la muscolatura sia dei addominali, dorsali, ma il gluteo, che è un muscolo molto importante legato anche alla schiena, devi lavorare, ma devi lavorare tanto. Non è che puoi pensare in 5 minuti di poter risolvere tutti i tuoi problemi. E questo è il consiglio che do a tutti gli amatori che vanno in bici, alle persone che magari hanno la schiena. Ah, io conosco abbastanza bene il problema perché mi è saltato fuori anche a me per caso nel 2000, che avevo già smesso di correre 10 anni fa, 30, 31 anni, e
in un giro, sai, alla mattina in compagnia con amici, ho fatto una salita, avevo voglia di fare la salita forte con rapporto e quando sono salito su mi sentivo la gamba sinistra indolenzita, sai, quasi con mancanza di, come posso dire, al tatto, non mi sentivo tanto, proprio la gamba informicolata così. E dopo ho iniziato a star male, 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 ho fatto risonanza alle 4, alle 5, S1, e che poi mi prendeva nella sciatica col gluteo e dopo ho dovuto lavorare per un anno sodo con ginnastica posturale, con lombare addominale, perché sennò non sarei, non ci sono andato fuori. È stata l'unica soluzione quella, di lavorare tanto e dopo ho iniziato a star meglio. Sì. E con niente non viene niente, come tutte le cose. Senti Maurizio, io avevo pensato, avevo voglia di farti delle domande. Però mi hai messo in bocca una cosa che comunque te la volevo chiedere dopo, ma te la chiedo subito. Tu hai parlato degli anni, diciamo, chiacchierati, discussi, dove tu hai scelto di andare alla Panasonic. Perché io mi ricordo che ero un bambino e leggevo i giornali e Fondres, che comunque eri al top della carriera, eri uno dei fenomeni, hai scelto di andare alla Panasonic. E lo torneresti a fare? Ma sicuramente è stata una scelta. Io avevo firmato per la Del Tongo prima del mondiale, ho vinto il mondiale, però avevo già firmato la Del Tongo e avevo firmato un anno. Mi ricordo dopo il Giro d'Italia, Del Tongo mi chiede di firmare per 2 anni. Io dico: guarda, io qua sto bene, però. Allora non avevamo avvocati, procuratori, gente che ti dovevi fare un po' per conto tuo. E ho detto: guarda, firmo un anno, e se poi vado forte mi dà di più, se vado meno mi dà di meno, e rimango. No, devo avere la certezza, devo avere la certezza, e ho firmato per 2 anni. Però nel 90 ho dovuto saltare il Giro d'Italia perché ero caduto e avevo battuto il ginocchio. E quindi mi dice: ah, dobbiamo rivedere il contratto. Vabbè, il contratto. Io volevo firmare un anno. Allora, se non siete più convinti delle mie possibilità, non credete più in me, io non voglio stare in una squadra dove non, anche se ho il contratto per 2 anni, mi lasciate libero. E alla fine ho dovuto rinunciare a dei soldi, ma sono andato via. E le squadre in quell'anno che avevano cercato, c'era la Panasonic, la TVM olandese e la Once spagnola. C'era anche la Carrera, però più squadre, e la Castorama di erano 4 squadre, e all'epoca non c'era nessuno che andava a correre all'estero. C'era stato Giovanetti, che era alla Seur, che aveva vinto la Vuelta in Spagna, no? Che è più vicino un po' all'Italia. Quando io ho deciso di andare alla Panasonic perché io volevo puntare sulle classiche, mi piaceva molto la Once di Manolo Sainz, però ho detto: questi puntano più alle corse a tappe, io preferisco fare le classiche, e la Panasonic era la squadra più forte. E sapevo che andavo a correre anche con corridori come Olaf Ludwig, c'era Cézanne, Mullens, Van Lancker, Plankaert, Eddy Plankaert, che era uno dei più forti delle classiche, quindi con il rischio di fare non il gregario, però dovevo conquistarmi anche un ruolo importante. Però ho fatto questa scelta, la rifarei perché è stata un'esperienza bellissima. E ho un rapporto con tutti i miei ex compagni, soprattutto con Walter Plancard, che è stato il mio direttore sportivo, l'ho sentito anche qualche giorno fa. Io vivevo a casa loro, e poi ho un grande amico che è Alan Piper, che adesso è alla UAE come direttore sportivo australiano, che però praticamente trapiantato in Belgio, e io stavo da lui, quindi sono molto legato al Belgio, e l'esperienza della Panasonic è una delle esperienze che mi ha fatto crescere di più e che è più bella sicuramente della mia carriera. Ah. E facciamo un salto indietro. Questo comunque è stato un passaggio che io ricordo bene perché, sai, ne parlavano tutti. Come ne hanno parlato tanto quando tu secondo anno professionista vinci il campionato del mondo, diventi campione del mondo da giovanissimo, 23 anni se non erro. Ma
cosa si prova a diventare campione del mondo? Cioè, cosa hai provato a essere il numero uno al mondo per mettere quella maglia a soli 23 anni e sei stato comunque catapultato in una dimensione diversa, cioè, comunque anche fama, soldi, notorietà, perché comunque penso che ti abbia cambiato la vita di diventare campione del mondo. Guarda, sai, quando io da dilettante, nel secondo anno, sono arrivato quinto al mondiale, ho vinto 5 corse, ho vinto il Giro di Lombardia, sull'ultimo anno, e Bugno passa a professionista. Ultimo mio anno da dilettante, ho vinto 14 corse, ho vinto praticamente le corse più importanti, 3 tappe al Giro d'Italia, ho vinto il Giro del Belgio. Al mondiale sono arrivato settimo perché c'è stata la... Direi quasi perso per colpa della mia squadra. Avrei potuto magari vincere il mondiale anche da dilettante. Quindi passo professionista 87, vinco la mia prima corsa al Giro di Catalogna, battendo sempre su un arrivo, su quegli arrivi un po' in salita, no? Che erano fatti per me, e dove mi esprimevo al meglio. Ho battuto come Sean Kelly, e ho fatto il mondiale di Pillack. E nel finale di stagione sono arrivato terzo alla Paris Tour, che all'epoca si chiamava Créteil Chaville perché girava intorno a Parigi. Già lì, sai, tutti a farmi complimenti, primo anno da professionista, arrivando con Van der Poel, che è il papà di Matthew Van der Poel, con Charlie Mottet, con i corridori più forti. In un finale siamo rimasti in 6, andando via di forza su degli strappi, quindi corsa non di fortuna, ma risultato di forza. Quindi passo nell'88 con grandi aspettative, vinco la tappa di Monte Urano alla Tirreno Adriatico, anche lì staccando tutti su un arrivo, sempre su uno strappo molto impegnativo, arrivando con 5 secondi, quindi negli ultimi 500 metri avevo una variazione di ritmo molto più forte degli altri. E poi arrivo secondo alla Milano-Sanremo, dietro Rantignon. Persa perché ho sottovalutato Rantignon, pensavo di batterlo a mani basse, io ero molto veloce, invece ho perso. Questo mi ha fatto sì sicuramente di non sbagliare la volata al Mondiale. Però sono andato al Mondiale, Martini, Alfredo Martini, ancora all'inizio dell'anno, mi dice: guarda che quest'anno il Mondiale è per te, perché il percorso è duro, però non ci sono salite lunghe, è l'arrivo in salita, ha dato le tue caratteristiche, preparati. Infatti io con Primo Franchini, che era il mio direttore sportivo all'Alphaloom, mi portò in Belgio a correre al Giro del Belgio per togliermi un po' la pressione, perché in Italia ero abbastanza controllato, e quindi facevo fatica. Quindi in Belgio, facendo la corsa tutti i giorni, non ho vinto, però sempre nei primi 5, però corsa dura per allenarmi al mondiale. Quindi poi vinco il mondiale. Sai, il mondiale per tutti era, per me, la stessa cosa, era quella cosa, il sogno, no? Vedere la maglia di campione del mondo, che avevo visto Eddy Merckx da piccolino con la maglia di campione del mondo, rimanevi abbagliato da questa maglia. Quindi come faccio io a diventare campione del mondo? Eppure le corse Parigi Tour o alla Tirreno Adriatico o alla Sanremo, gli avversari erano quelli, però il mondiale è il mondiale, corsa di un giorno, e vesti la maglia campione del mondo tutto l'anno, rimani campione del mondo per a vita. Quindi quando mi sono trovato nel finale, nella fuga giusta, ultimo giro, scatta Criquelion, io aspetto un attimo e poi bam, parto, lo raggiungo, e già essere davanti a un mondiale era la prima volta nella vita da professionista essere protagonista assoluto nell'ultimo giro del campionato del mondo in fuga con l'idolo di casa. Però poi inizio l'emozione, ma poi mente fredda, ho detto: ok, io sono più veloce, ma non posso fare l'errore che ho fatto alla Sanremo. Quindi già dall'ultimo chilometro io ero vuota. Io ho detto: non mi sposto. Sapevo che si poteva vincere il mondiale negli ultimi 50 metri, perché l'arrivo era al 5-6%, e poi rientra Bauer, e anche lì mi metto in calcolo posizione. Poi è successo quello che è successo, la caduta di
di Criqueyon, mi chiedono tutti se avessi vinto lo stesso. La risposta che do sempre è quella che non ho mai perso né prima né dopo nei confronti di questi due corridori, grandissimi corridori, ma in volata era più veloce. Non c'è la controprova perché non lo sai mai, dopo una corsa di 270 km, anche magari sei più veloce, ma anche più stanco. Però ho vinto il mondiale a 23 anni e sicuramente non è stato facile gestire. L'anno successivo, 89, era il del Tongo, sono arrivato 12 volte secondo. Ho vinto 12 tre volte. Open, 12 volte secondo. Molte, tante per sfortuna o perché c'era via in fuga qualcuno, no? Però, sai, 12 volte secondo, solo la metà avrei vinto 9 corse, no? Quindi, quando, se guardi, guardo la mia carriera, guardo i risultati, guardo le 70 vittorie, ma guardo anche i piazzamenti che ho fatto nelle classiche. L'Amstel Gold Race nel 91 me l'hanno rubata. Siamo arrivati in tre con Frank Maassen. Andate a vedere, no? Su YouTube andate a vedere Amstel Gold Race 91, guardate la volata. Siamo in tre. Dirk De Wolf non era veloce. Frank Maassen, che lo conoscevo, era della mia età, era veloce quanto me, però io stavo andando forte. Mi ha portato da una parte all'altra della strada per due volte e non è stato squalificato. Io correvo per la Panasonic olandese, che non ha fatto ricorso. Adesso l'avrebbero squalificato immediatamente senza neanche discutere. Quindi lì mi hanno rubato. Ho fatto secondo alla Gent Wevelgem, persa da Michael sempre un centimetro. E poi ho fatto dei secondi posti come alla Sanremo, perdendo da Fignon, e questo è stato un mio errore, ma perdendo per esempio da Jalabert, perché il giorno lì era più forte. Ho perso da Jalabert anche la freccia vallone, perché lì su un arrivo così mi ha battuto. Quindi a volte trovi chi fa il secondo perché trovi anche l'avversario più forte, non è In quel perché. periodo lui era abbastanza forte. E altri tantissimi piazzamenti, magari perché la situazione di corsa si è messa non bene per te. Ad esempio, vi faccio un esempio: alla Parigi Tour nel 93, io sono leader di Coppa del Mondo, scatto come avevo già fatto nel 90, quando rientrai da solo sui due di testa e arrivai terzo, e scattai nello stesso posto gli ultimi due strappi a 5 km traguardo, e Musseo a ruota, e logicamente io, se arrivando anche secondo, avrei vinto la Coppa del Mondo già alla Parigi Tour. Quindi è così, ho tirato, sapevo che Musso a ruota sarei arrivato secondo. Musso vince, io secondo. L'anno successivo faccio la stessa identica cosa, riesco ad andare via, Musso a ruota, Musso è in testa alla Coppa del Mondo nel 94, e gli ho detto: oh, adesso tu tiri, puoi vincere la Coppa del Mondo, io vincerò la Parigi Tour. Non ha tirato, ci siamo fermati, a 500 metri dal traguardo ci hanno preso e niente, nella volata poi non abbiamo fatto niente. Lui per quella cosa ha perso la Coppa del Mondo. Queste sono le cose strane a volte che ti succedono. Io avrei vinto una Parigi Tour in una situazione no, normale, però questo fa parte del. E lui avrebbe vinto la Coppa del Mondo. E non ha vinto la Coppa del Mondo. Ascolta, Maurizio, vabbè, veniamo all'anno top. All'anno top, 93. 93, Io, dimmi. dico, io ero esordiente secondo anno. Ti dico solo che avevo fatto fare i debiti ai miei genitori per comprare il casco della Giro azzurro e grigio sfumato e le scarpe della Sidi con le calze in tinta. Mio papà, quando mi ha portato in negozio, ha visto cosa costava, mi ha detto: ma no, beh, tu sei matto. No, no, no. Sono andato avanti, penso, un paio di mesi, poi sai, quando il genitore non ce la fa più, mi ha preso il casco della Giro uguale al tuo e le sidi, ero proprio, ero in Casco tinta. Ventù. Allora, sai, dell'anno che ha vinto, mai tutti conoscono la vittoria della Sanremo, Tirreno Adriatico, Freccia Vallone. Però la cosa bella che dicevi del casco
E questo aneddoto, alla Panasonic nel 91 misero l'obbligo del casco integrale. Io correvo con gli occhiali della Rudy Project, ma all'epoca non c'erano molti caschi integrali, la brancale che faceva il casco, e mi ricordo, la Rudy Project mi diede un casco fatto da qualcun altro, perché loro non producevano i caschi, perché c'era l'obbligo del casco integrale, quindi questo casco però erano abbastanza poco areati, più pesanti, mentre la Panasonic, loro correvano quel casco giro. Non so se vi ricordate il casco di Greg Lemon, che aveva queste tre ferritoie grandi centrali, no? E chiuso dalle parti, che poi ho usato al tour, ma alla Tirano Adriatico sciopero, Parigi inizia sciopero per togliere il casco. Io correvo lo stesso col casco, sempre il casco belga, quello strisce. Io ho sempre corso col casco in corsa, sempre. E nel 92 esce la Giro, esce con un casco nuovo, il Ventù, questo casco azzurro sfumato grigio. E lo provo. Mi trovo bene, inizio a usarlo. La Giro mi fa un contratto per il 93, mi dice: guarda, ti facciamo un contratto che se usi il casco l'80% delle corse è una cifra, ma se usi il 50% altrimenti è il doppio. Com'è che io il casco lo usavo sempre in ogni caso, mi trovavo bene perché era molto areato, non mi dava fastidio, io ho usato sempre il casco a parte qualche arrivo in salita, e quindi per gli anni successivi io ho preso il doppio del contratto che mi avevano proposto. Vedi, anche addirittura nel 95, quindi un po' di anni dopo, non solo 93, che Jalabert vince senza casco la Sanremo e io col casco. Io, se guardate le volate, io col casco e gli altri senza. Sono stato il primo corridore al mondo a usare il casco integrale sempre in corsa. Il primo in assoluto a usare il casco integrale è stato Greg LeMond, perché se vi ricordate, occhialoni di Oakley, con questo casco strano integrale, al tour lo metteva nelle tappe di pianura. Però il casco integrale sempre sono stato io il primo a usarlo. Ascolta, ma beh, chapeau, perché comunque penso che ci avevi già visto lungo, perché era una cosa molto intelligente per la salute, anche perché poi dopo è arrivato l'obbligo, penso definitivo, se ricordo bene, nel 2003, perché nel 2003 io correvo già anch'io e potevi dilettanti togliere. Avevano già, c'era già l'obbligo nei dilettanti, no? Poi nel 23. Sì. Nei professionisti avevano messo poi l'obbligo, che poi negli arrivi in salita te lo potevano potevi togliere, togliere. lo lasciavano alle macchine, era un casino No, io micidiale. ho fatto in tempo a viverlo un casino. Facevano dare il casco dall'ammiraglia prima della volata, partivano, facevano tutta la gara senza casco, gli ultimi 30 km magari mettevano il casco. Quindi poi piano piano questo processo, adesso in allenamento vedi forse quasi tutti lo senza casco, altrimenti fa parte adesso anche il casco del look del ciclista, no? Sì, certo. Mentre all'epoca usare il casco anche in allenamento sembrava uno stupido, no? Sì. Perché io quando ho smesso ho iniziato a usare, devo dire, in allenamento magari non usavo il casco, perché da professione non usavo il casco perché non esisteva che uno usasse il casco in allenamento, non c'era una persona, quindi sei condizionato anche da questo. Quando ho smesso, io ho usato sempre il casco anche in allenamento, ma anche perché se un ragazzino vede che non porta il casco, lui guarda la persona più adulta, guarda il campione, no? Come la luce adesso, la lucetta posteriore è una cosa che piano piano si integrerà alla bicicletta, ma una cosa che bisogna mettere. E gli italiani sono un po' stanno molto attenti all'estetica anche della bicicletta, quindi vedere oggetti strani sulla bicicletta non piace, però ci sono delle lucette anche abbastanza carine adesso, però è visibile, diventi più visibile, quindi
Io che porto sempre la luce adesso, se io non la porto, il ragazzino che mi vede dice: ma se non la porti te, perché devo metterla io, no? Però se ti vedono con la luce, e questo è il discorso che ha fatto Nicola Conci, uno dei corridori che seguo, e l'ho visto un giorno senza luce, e ho detto: guarda, te devi mettere la luce, perché i ragazzini che guardano il professionista e vedono però che giri con la luce, vanno subito a casa e si fanno mettere la luce. Certo. È importante. Quello che tu comunichi. No, quello sicuramente, sicuramente. Ascolta, tornando all'aneddoto del casco del 93 che mi hai fatto comprare facendo mutuo. Io ho una curiosità, se me la puoi dire. Mi dici quando sei preso sul poggio? A parte il rapporto che lo so perché ho guardato le moviole 1.000 volte, lo so, l'ho capito. Ma mi dici che velocità facevi? Guarda, il poggio hai, io sono partito 3 volte nello stesso punto, 88, 93 e 95. Il posto dove riesci a fare, allora, è una salita molto veloce. Non riesci a fare il poggio in pochi, forse c'è stato Argentin che era partito sotto, però poi l'hanno preso, ma il punto esatto dove puoi fare la differenza, ma devi avere veramente una modulazione del ritmo superiore agli altri. Dopo la chiesetta, lì la strada spiana, lì arrivi a almeno 40 all'ora in gruppo. E quindi lì poi la strada rinizia a salire, e è lì dove a velocità ancora alte riesci a scattare, e nel tratto dove sale riesci a mantenere per un tratto una velocità alta. Quindi la velocità, se pensi che a 40 all'ora, 53 e 16, questo è il rapporto. Che poi dopo questo altro pezzo, ai 4-5%, la strada rispiana nuovamente per arrivare in cima, no? All'1-2%. Quindi hai questi 700 metri, quindi hai un minuto e mezzo che sei a tutta. E devi arrivare lì, che devi cercare di scollinare con 5-6 secondi almeno. Ma poi in discesa devi guadagnare, perché non puoi permetterti di fatti, io guardando i cronometraggi, io in discesa ho sempre guadagnato un paio di secondi. Quindi sei da 5-6 vai a 9 e ti permette di andare alla riva. Adesso la riva è un po' più distante. Quando ho vinto era 1 chilometro. Vi racconto questo aneddoto che è molto bello. Io allora, 91, 92 ero ancora la Panasonic, con Walter Plancard, 93 con la Lampre, andavo forte alla vincola Tirreno Adriatico. Ai piedi del poggio, Walter Plancard, che l'avevo salutato alla partenza, invece di seguire con la miraglia il poggio, va dritto sull'Aurelia e mi aspetta all'ultimo chilometro, scende dalla macchina, quando passo mi grida: dai che la Sanremo è tua. Questo mi ha fatto un enorme piacere, perché lui era stato mio direttore sportivo, però invece di seguire i suoi corridori è venuto per incitarmi. Pensa a te. Ma tu hai avuto nella tua carriera incredibile una figura di riferimento, una figura importante che ti ha aiutato, che ti ha fatto crescere come ciclista, come professionista, come uomo. Hai avuto qualcuno di particolare o Il hai sempre fatto tutto da te? mio primo direttore sportivo è Renzi Francesco Barba, perché lui aveva una barba lunghissima, e mi ha sempre seguito da giovanissimo in avanti, tutte le categorie fino agli junior. Io sono stato alla Fior da dilettante, però veniva lo stesso a vedere tutte le corse. Quando poi sono passato professionista, lui è andato in pensione, lui veniva con la moto e nelle distanze, lui aveva la moto, aveva il rifornimento, avevo il rullo, quindi dietro motori, e facevamo 5, 6, 7 ore. Lui con la moto si fermava a prendermi da mangiare, da bere, quindi mi veniva all'aeroporto a prendere, a portare. È stata la persona, che c'è tuttora, ha 87 anni,
come fosse mio padre. Sicuramente questa è una delle persone al di fuori della famiglia alla quale vorrei più bene. Quindi ti ha accompagnato da sempre, praticamente, Ma tutta la tua carriera. esatto, e penso che la riconoscenza sia una delle cose che apprezzo di più nelle persone, perché non bisogna mai dimenticare chi ha fatto per te qualcosa solamente perché voleva farti del bene e non per interesse. Bello. Vabbè, sì. Ascolta, c'è un ragazzo che chiede una domanda che ti avrei fatto anch'io. La sfruttiamo. Dice, qual è l'avversario che temevi di più e l'avversario che stimavi di più? Allora, Gianni Bugno, con il quale ci siamo scontrati da allievi alla Coppa d'Oro, io ho iniziato a conoscere, per lui le ha vinto, io ero al primo anno, lui era al secondo, ma io ero in fuga tutto il giorno. E poi da dilettante abbiamo iniziato il campionato del mondo insieme, quindi siamo stati 20 giorni in ritiro, abbiamo fatto il Giro del Belgio insieme. Il ritiro a Conegliano prima del Mondiale da Montello, quindi ti alleni assieme, vedi i pregi, i difetti, una potenza incredibile. E noi facevamo le volate partendo al pari, io ero molto, molto scattante, no? Quindi in allenamento facevamo queste volate, io li prendevo sempre 3-4 metri subito e poi lui arrivava, quindi le volate, una volta le vincevo io, una volta le vinceva lui, ma lui in progressione era imbattibile, no? Quindi io invece ero super scattante, no? Quindi io l'ho battuto al Trofeo Melinda sapendo il suo difetto e sapendo il suo pregio. E con lui è stato il corridore con lui c'è stata rivalità, perché quando io ho vinto il mondiale, che lui aveva vinto l'ultima prova da Roma, andava fortissimo, è stato in fuga anche fino a 70 km dal traguardo, poi hanno raggiunto la fuga, per fortuna mia, io ho vinto il mondiale. Lui è rientrato in macchina dal Belgio da solo con un'ammiraglia della sua squadra, non è rientrato con tutti gli altri azzurri. Quindi, per farvi capire la delusione che lui ha avuto, anche io quando ha vinto a Benidorm nel 92, io l'ho detto ancora a tutti in albergo a festeggiare, a saltare nella piscina. Io ho detto, io sarei saltato non nella piscina di acqua, ma nella piscina di merda piuttosto che. Perché questo fa parte della rivalità, no? Della rivalità buona. Perché guarda, l'ho sentito questa mattina, Gianni, l'ho sentito 3 giorni fa perché non era stato bene, l'ho chiamato per vedere come stava, come andava, ci sentiamo spesso. Secondo me è veramente un ragazzo d'oro che ha fatto anche lui, secondo me, meno delle possibilità che aveva, perché a livello di potenza e di forza sicuramente era superiore. Sai che quando l'ho intervistato, quindi all'inizio di questa quarantena, quando l'ho intervistato, ha parlato di te. Perché sai che è un po' particolare lui. Allora ci ha fatto l'esempio perché a lui diceva, perché abbiamo parlato del Fiano, diceva no, ma a me non mi è mai piaciuto andare a correre in quei posti là, perché quei posti là sono posti per gente che non è normale. Cioè, per me quando piove devo stare in casa e sulle pietre ci vanno i trattori, non ci si va con le bici. E quando andavamo a correre già da dilettanti con Fondres, e lui non vedeva l'ora di uscire dall'albergo, che pioveva, c'era il pavè, lui si divertiva. Io dicevo, ma per me tu sei scemo. No, ma mi ricordo, eravamo sull'aereo andando in Belgio, ma io cosa ci faccio qua? Ma io voglio stare a casa, io non voglio stare. Io ero gasato ad entrare sul pavé la prima volta quando sono andato sul pavé, godevo, ridevo da solo perché l'avevo visto solo la Rubé in televisione, ma non l'avevo mai provato. Era una roba più bella del mondo per me, no? Quindi io ero sempre lì a lottare perché in Belgio fai stradine, non eri neanche abituato, però io invece lui non lo vedevi mai. E lui, mi ricordo, la prima volta che mi ha fatto il giro del Belgio, è arrivato terzo in una tappa, la tappa quella più impegnativa, no?
quella verso la Vallonia, dove, sai, diventa un po' più dura e piano piano c'è meno da lottare, e lui con la forza è uscito e arriva terzo. E bisogna ricordare che all'epoca c'erano le squadre dei russi, della DDR, quindi erano tutti, noi eravamo 19-20 anni, gli altri erano 26-27, erano professionisti, quindi lottavamo con questa gente, no? E poi l'anno dopo io ho vinto il Giro del Belgio vincendo due tappe, prologo, tappa e classifica finale. E così Gianni era così, no? Poi però ti vince il Fiandre. Poi ti vince il Fiandre, che non era una corsa adatta per lui. Lui. Ma a te, Maurizio, io, vabbè, ti posso dire la mia opinione, cioè quello che io da bimbo appassionato davanti alla televisione, io leggevo BC Sport e mi arrivavo a casa, sai, settimanale, era tutto ciclismo, sai che era ancora quello in bianco e nero, e quindi io potevo leggere, oppure le notizie erano sul televideo, perché questo era all'epoca, quando ancoravate voi, quasi 30 anni fa, quello che, per le notizie. Che arrivavano a noi ragazzini. E diciamo che io ero sicuro, come forse quasi tutti, che nel 93 avresti rivinto il mondiale, perché avevi vinto tutto con una facilità disarmante, e poi abbiamo beccato a Oslo una giornata d'inferno, che però tu, che eri abituato a correre al nord, al freddo, ti piaceva la pioggia così. Ma guarda, la pioggia non mi è mai piaciuta, eh. Il freddo bagnato lo soffrivo tantissimo. Difatti, nelle corse con tanto freddo e pioggia non sono mai andato bene. Il freddo mi dava fastidio, ma bagnato, siccome sono sempre stato molto magro, lo soffrivo parecchio. Però il mondiale che io penso sia molto più forte e avrei dovuto vincere è stato nel 91 a Stoccarda, quando vinse Gianni Bugno. Ho fatto via un giro e mezzo dalla fine, mi sono trovato con Marc Madiot, che non ha collaborato granché, no? E dice che era stanco. L'ultimo giro, quando mi riprendono, riscatto io nello stesso punto sulla salita, e lì in contropiede vanno via i 5 Bugno, Indurain. Io non mi accodo a loro per 20 metri, ma era un giro, più di un giro, che ero via. Se fossi rimasto da solo, e non sono rimasto da solo perché mi è uscito il pedale, unica volta in carriera che mi esce il pedale. Avevo i pedali lì, è uscito perché io mi sono ruotato, ma all'epoca i pedali non c'erano la tacchetta fissa. La tacchetta fissa l'avevano fatta, erano i Delta, non erano i Keo, no? Quelli con i Sì. primi. E avevano fatto le tacchette pinche solamente per i professionisti, però la parte dietro del pedale non si agganciava completamente, rimaneva un po' aperta. E probabilmente l'unica volta, ma nella torsione mi è uscito il piede, quindi rimetti dentro il piede, riparti, ma Dio mi prende la ruota e insieme facciamo tutto il giro. Rimanendo da solo, puoi andare e fai una cronometro. Con un altro non puoi fare la stessa cosa, perché se poi arrivi e ti batti, ma sei proprio un coglione che hai tirato come un asino con a ruota un altro che tirava meno, no? Quindi non c'è la controprova, però è stato il mondiale, l'ho rivisto, pensa, dopo tantissimi anni alla festa di Martini, c'era la festa di Alfredo Martini in Toscana, alla quale ero andato, e sullo schermo vedo un campionato del mondo e dico: ma quella Stoccarda? E allora sono rimasto a guardare l'ultimo giro, che non vedevo da quando l'avevo fatto, forse per un po' per nervosismo, per rabbia di quello che era successo, ma quello penso che è il mondiale nel quale sono andato più forte, che avrei potuto lì fare il bis. Invece ha vinto Gianni Bugno, il mio amico Gianni ha vinto il mondiale. Ascolta, qual è, sinceramente, qual è stata la gara che ti è dispiaciuto non vincere? Il Fiandre. Il Fiandre? Il Giro delle Fiandre, secondo me, è la corsa più bella in assoluto che c'è, forse per l'atmosfera, per la gente. Sono arrivato quinto nel 90, e poi nel 92 alla Panasonic sono arrivato quarto. Ma quel quarto posto era per la vittoria, perché di errore anche della mia squadra, ma anche delle altre, c'era una fuga da
in partenza, come succede tante volte, ma aveva preso più di 20 minuti. 20 minuti. Quando le squadre hanno iniziato a tirare, per le quali la mia, abbiamo iniziato a guadagnare, 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 nel finale ho iniziato ad attaccare sul Quaremont e sul muro di Gramont ho staccato tutto, mi è rimasto Van Hooydonk attaccato. Ho provato sul Bosberg, però avevamo preso tutti tranne due, no? Jacky Durin e Greg Muller, era uno svizzero, Jacky Durin che poi vinse, e sono arrivati ancora con un minuto. E pensavamo di andare a raggiungere, perché io lì avevo tirato a tutta per cercare di raggiungere i due. In volata Van Hooydonk, che era meno veloce, mi ha battuto per il terzo posto e sono arrivato quarto, però quell'anno lì probabilmente era per la vittoria. Ecco, quella è la corsa che non ho vinto, ma però mi sarebbe piaciuto molto vincere. E, la tua, e invece la tua soddisfazione più grande, la tua vittoria che comunque mette al primo posto, che ti è rimasta più nel cuore? Mondiale, perché il mondiale, poi la Sanremo perché è nata la mia prima figlia la mattina, quindi il mondiale perché è mondiale, poi dopo quando ti nasce una figlia e dopo vinci una classica come la Milano Sanremo, probabilmente sia ciò più bello. Ascolta, adesso ti faccio una domanda particolare, al di fuori delle vittorie che vabbè, ormai, cioè, tutti conosciamo, abbiamo visto e rivisto su YouTube o dal vivo all'epoca o in diretta o su YouTube. C'è stata una delusione grossa alla carriera, a parte la schiena, anche casomai di una persona, di un compagno di squadra, di un rivale, casomai una cosa che non hai detto, che ti sei tenuto dentro, che casomai però dopo tanti anni ancora ogni tanto ci pensi. No, ma una delle delusioni è stato con Del Tongo alla mancanza della parola che mi aveva dato, sicuramente. E poi delusione con persone no. La delusione, ad esempio, alle Olimpiadi sono arrivato quarto perché Atlanta. all'Atlanta si correva per batterie, io ho corso con la strada bagnata perché aveva piovuto, quindi trovavo la strada bagnata e asciutta. Ho perso il bronzo per una ventina di secondi. Quindi, calcolando tutte le curve che c'erano nei quattro giri, ho perso la medaglia alle Olimpiadi. Ecco, questa delusione, anche se avevo fatto una buona cronometro, è stata una delusione. E la Grand Wevelgem, quando perdi per un centimetro, questo ti dà veramente fastidio. È meglio perdere mezza ruota, no? Ma perdere per mezzo centimetro da un corridore che l'unica classica che ha vinto in carriera ha battuto me la Grand Wevelgem. Oh, delle volte penso che sia, quando perdi così, penso che sia meglio arrivare terzo. No, ma è meglio, sai, perdi. Ho perso da Jalabert anche alla Sanremo, mi è staccato di ruota. C'è più porte, più forte. Vabbè, sì, quello sì. Ma e invece una cosa, invece la domanda al contrario, il gesto che nella tua carriera, un gesto che ti ha stupito, che non ti aspettavi dalla persona, un gesto positivo, che può essere un compagno, un avversario, qualcosa che ti ha lasciato impresso. Ma guarda, io ho detto Wouter Plankaert, il gesto che ha fatto la Sanremo, con il quale sono molto legato. L'altro corridore, a parte Marco Zen, che è stato con me 10 anni, e quindi sono molto legato a lui. Ma l'altro corridore è Alan Piper. Con Alan Piper ho fatto un trofeo Baracchi. Anche lì un aneddoto: Mino Baracchi organizzava il trofeo Baracchi, che era un cronometro a coppie di 90 km. In quell'epoca si faceva da Trento, si partiva da Borgo Valsugana, Trento Rovereto, Trento 90 km, e quindi mi disse di trovarmi un compagno, ma lui straniero. Io proprio in Belgio andai, vedevo, mi aveva colpito Alan Piper, molto forte cronometro, piazzato nei 5, ma non top. Anch'io ero un po' dietro di lui, di qualche posizione, però io non ero un top cronometro, però molto forte. Lo vedevo lottare in gare, ci siamo trovati molto in più assieme. Quindi rientro e al mondiale, durante la corsa, chiedo a Alan Piper se vuol fare con me il trofeo Baracchi.
vinco il mondiale, lui va da Peter Porto e dice: ah, Fontes mi ha chiesto di fare il trofeo Baracchi con lui. Ho detto: sì, però prima, ma adesso che ha vinto il mondiale, col cacchio che tu fai il Baracchi con lui. Invece rientro in Italia e Baracchi mi dico: ah, io ho scelto, voglio Alan Piper. Ma no, ma adesso hai bisogno di un corridore di nome. No, 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 no. Io ho detto: io ho dato una parola, io voglio lui. Lui ha fatto con me, siamo arrivati quarti il primo anno e secondi il secondo anno, grazie a lui, a quello che mi ha insegnato. Io ero campione del mondo, ma lui era un corridore, mi aveva impressionato al Giro delle Fiandre, era caduto, era sanguinante, era rientrato sul mio gruppetto, ci hanno portati sul gruppo di testa perché anch'io ero caduto e si era messo a lavorare con i suoi compagni. Quindi una roccia, devoto per la squadra. Quindi con lui abbiamo un rapporto veramente fraterno. E quindi lui è la persona, direi, positiva della mia vita. Guarda, io ho avuto, lo dico da quando facciamo queste dirette per passarci un'oretta in compagnia con gli appassionati. Io ho avuto la fortuna di essere ragazzino in quegli anni lì. Per me gli anni 90 sono stati troppo belli. Cioè, eravate in tanti corridori forti, veramente il livello per me era altissimo, c'erano veramente tanti atleti forti, tanti campioni, tanti personaggi, e si è visto in quegli anni lì, si è visto veramente un ciclismo che ti faceva veramente divertire. C'erano delle belle rivalità, c'era la gente che ti fava Fondres, quello che ti fava Bugno, c'erano quelli che ti fanno Chiappucci o altri corridori, però si vedono veramente delle gare incredibili. Io mi sono cioè proprio ho passato 10 anni incredibili. Ogni epoca ha le sue storie e i suoi campioni. È difficile fare delle comparazioni. Sicuramente c'era un po' più di fantasia perché c'era meno tecnologia. E adesso che tutte le squadre sono molto più attenti ai dettagli, alla tattica, ai radio, sbagliare tatticamente diventa più difficile. Sei un po' telecomandato, quindi la corsa diventa logicamente più noiosa perché se tutti fanno le cose fatte bene è difficile sbagliare. Ma gli errori di una volta, per chi guardava la televisione, erano delle cose stupende, no? Perché c'era più improvvisazione, no? Però adesso direi che il ciclismo di adesso il livello si è alzato perché se pensi. Io sono stato un po' nella fase di passaggio dal ciclismo, si può dire, nazionale, perché all'epoca di Moser correvano tutti in Italia o in Francia o in Belgio, si scontravano in poche occasioni durante l'anno con tutti i più forti del mondo. Piano piano è diventato un ciclista europeo, adesso un ciclismo mondiale, quindi ci sono ragazzi che arrivano da tutte le parti del mondo, quindi il livello si è alzato, lo stress per i corridori è di più rispetto a una volta. Volta andavi magari in macchina alla partenza, ritornavi a casa, adesso ritiri in altura e sei via con la squadra molto molto di più e con tutti vedono gli autobus tutto bello tutto, ma è più stressante perché dall'albergo devi partire prima, arrivi tardi la sera nelle varie tappe, non è così semplice, no? Poi la reperibilità per il controllo antidoping, quindi tu ogni giorno devi dire dove sei, dove non sei, quindi tutte queste cose sono stressanti, quindi direi che la vita del professionista adesso non è così semplice. Era più semplice la nostra perché era un po' più spensierata. Sì, ma guarda, l'altra sera diceva la stessa cosa, abbiamo intervistato Trentin, e diceva anche lui che comunque al giorno d'oggi fa la differenza veramente quasi impossibile, perché cioè, la percentuale di differenza o diciamo il wattaggio di differenza tra un corridore e l'altro è veramente minimo e le velocità sono talmente tanto elevate per tanti corridori del gruppo, quindi c'è una grossa parte del gruppo che va forte, che si fa veramente fatica a fare la differenza o fare azioni fantasiose, e dice anche sulla salita lunga 10 km, vede che anche il campione si muove l'ultimo chilometro, perché alla velocità con cui si sale si fa fatica a partire prima. Quindi è cambiato anche un po' proprio la velocità e il modo di correre il gruppo. Ma certo, adesso sai, con il misuratore di potenza
Tu fai il test, sai qual è il tuo livello e dici, io devo stare lì. Se vado oltre, e poi vado fuori giri e quindi salto. Non avendolo prima, andavi più a sensazione. Quindi chi aveva una sensibilità del proprio corpo superiore agli altri riesce a gestirsi meglio. Chi non ce l'aveva, aveva queste scalate, però avevi anche dei tonfi. Il misuratore di potenza ti permette questo di eliminare un po' la sensibilità che hai. Io allora ai miei ragazzi consiglio sempre di andare anche senza guardare il misuratore di potenza per ritornare ad avere in ogni caso la sensibilità sui pedali. Però in corsa, utilizzando questi metodi, dico, ah, vai a questo wattaggio, vai su quel tuo ritmo, guarda, quando magari scattano lui mi lascia andare, tanto lui sa che quella è la velocità che può tenere. E quindi tutte queste cose logicamente tolgono un po' di bellezza alla corsa. Però d'altronde la tecnologia va avanti e non possiamo neanche fermarci e dire era più bello quando correva a coppie, capito? Quindi ogni epoca ha Ah, beh, ma delle sì, cose, sicuramente. hai delle cose che sono belle, insomma, belle da vedere. Ah, ma sicuramente. Ma sai, dopo stiamo tutti diventando vecchi, quindi si è nostalgici di quei tempi che ti hanno fatto sognare, dove noi da bambini vedevamo voi campioni e il sogno era quello di arrivare al professionismo e di fare le corse che dà in televisione, come tu l'avevi visto anni prima, cioè è sempre così, Certo, ma quindi. a me piace il ciclismo anche di oggi, a me piace la tecnologia, mi piace insomma vedere l'evoluzione, quindi però non bisogna mai dimenticare quello che dico ai miei ragazzi, dimenticare in ogni caso la storia non bisogna mai dimenticarla, guardare sempre avanti, guardare al futuro, guardare di migliorare, però senza dimenticare il passato e Va bene. studiarlo. Ti faccio l'ultima domanda perché fra 3 minuti salta la diretta, perché Instagram dura un'ora la diretta e poi la fanno saltare. Ascolta, cosa fai tu oggi, Maurizio? Allora, a parte ho il mio marchio di bici, ho un negozio di bici da quasi 30 anni, ci sono dei ragazzi che me lo gestiscono. Adesso sono lì perché non avendo altro, sono testimonia di Banca Mediolanum da 17 anni al Giro d'Italia, sono testimonia di Alpecin, che è l'azienda che sponsorizza l'Alpecin Phoenix di Van der Poel, ormai da 4 anni, quindi sono ambassador di alcune aziende importanti e adesso con Paolo Alberatti da 3 anni seguiamo un gruppo di ragazzi professionisti, fra i quali Nicola Conci, Capecchi, Luis Trago, anche lui alla Bahrain Merida, abbiamo Kevin Rivera che è all'Androni, abbiamo 10 corridi e poi abbiamo anche molti di giovani perché andiamo a cercare i ragazzini giovani di talento per cercare di portarli al professionismo senza fare grossi errori prima. E è quello che mi diverte, che amo fare. Più ogni tanto va in bici. Vabbè, quello non ho mai abbandonato la bicicletta perché penso che fa parte un po' della filosofia di mi piace girare in bici, mi piace vedere posti nuovi, facciamo diversi viaggi con la Gazzetta dello Sport, legati ad Alpecin. La bicicletta penso è lo sport più bello al mondo perché te puoi pedalare con le persone anziane, giovani, donne, ricchi, poveri, di ogni classe sociale, quando sei sulla bicicletta sei più uguale, quindi questo è il bello. Va bene, allora manca, ho il cronometro, manca l'ultimo minuto. Maurizio, ti ringrazio tantissimo a nome mio di Santoro di tutti perché è stato un onore, un piacere poter parlare con te. Ti ringrazio della disponibilità perché tramite l'amico Marco Cattoi che ci ha messo in contatto e ha accettato subito di fare questa intervista, quindi ti ringrazio tantissimo e spero di vederti in bici e di farmi staccare da Volentieri. te così almeno godo come quando ti vedevo scattare in quegli anni d'oro, Mi ok? staccherete voi, dai. Come? Mi staccherete voi. No, non credo. Maurizio, grazie mille, grazie Ciao. davvero. Ciao, Ciao. ciao, Ciao. gentilissimo. Ciao, grazie a tutti, buona serata. Ciao.